Benvenuti in questo nuovo video. Allora, ci vedete in macchina perché siamo venuti appunto dietro a Maurizio, che ha posato il furgone perché la prossima settimana è in ferie. E adesso andiamo in un negozio che si chiama Max Factor, che andiamo a cercare due o tre cosine sia proprio per l'estate, quindi sandalini eccetera, sia il vestitino per il battesimo di Pia. E quindi se riesco vi faccio vedere qualcosina, altrimenti ci vediamo poi direttamente a casa, così vi faccio vedere gli acquisti. Allora, oggi è il giorno dopo, ieri poi siamo arrivati tardi e non vi ho più fatto vedere quello che abbiamo comprato, comunque ve lo faccio vedere adesso. E oggi è il giorno del mio compleanno e per iniziare bene la giornata ho steso, adesso poi vi faccio vedere bene. Adesso ci prepariamo e insieme alla mamma e a Luca, perché Luisa purtroppo lavora, cioè purtroppo nel senso che lavora oggi, non purtroppo perché lavora, e quindi andiamo con la mamma e Luca a mangiare al giapponese per festeggiare appunto il mio compleanno e per festeggiare la promozione di Giorgia, perché sono arrivati i risultati dell'esame ed è passata con 9 su 10, quindi è uscita dall'esame con 9, diciamo, felicissimi. Eravamo felicissimi anche se fosse stato un voto più basso, non è che, voglio dire, non succedeva niente, però è entrata all'esame con 8, quindi era ovvio che comunque usciva con con un bel voto comunque, no? Perché era già entrata con 8, quindi siamo proprio orgogliosi e contentissimi di lei. E niente, quindi adesso vado giù, devo preparare Pia, devo preparare Giada e mi devo preparare io. E niente, quindi ho solamente steso, così almeno mentre noi siamo fuori la roba asciuga, e così quando poi torno, adesso metterò su a fare una lavatrice, se riesco anche magari due, prima di andare via, così almeno quando torno posso ritirare e stendere di nuovo. Così almeno, perché è un po', come vi dicevo, c'è un po' di roba arretrata, quindi bisogna lavare. C'è tanta roba anche da portare giù, roba invernale, tanta roba abbiamo trovato da buttare via, cioè che a loro non va più, e quindi porteremo poi in discarica. Infatti questa settimana che è a casa Maurizio porteremo anche via tutta la roba che abbiamo racimolato nel tempo, mettendo a posto che c'è da buttare. E niente, comunque adesso io vado e noi ci aggiorniamo giornata facendo, diciamo. Ciao. Allora, sempre sopra l'asse da stiro vi faccio vedere quello che abbiamo preso. Ho preso questi cucchiai di legno, forchette, così il trio, perché quello lungo che avevo si è rotto, e allora ho preso questi tre da usare. Adesso poi deciderò quale usare per il senza glutine e quale per il glutine. Poi ho preso queste mascherine, queste qui sono per Giorgia, visto che da domani, che è lunedì, deve andare a scuola per 2 settimane, gli ho preso le mascherine, così almeno ha le mascherine per uscire. E queste qui invece le ho prese per Giada, perché erano proprio carine, così tipo arcobaleno con le stelline. Poi ho preso dei cucchiaini di varie misure, perché siamo sempre senza cucchiaini, soprattutto adesso d'estate che si mangiano tanti yogurt, tante cose così, i cucchiaini vanno che una meraviglia. Queste formine per fare i biscotti, che mi piacevano. E poi le scarpe per le bambine. Allora, queste le ho prese per Pia.
da usare così tutti i giorni. Le abbiamo preso un 21 e le ho preso queste qua fatte così bianche, così vanno su qualsiasi vestitino. Poi queste per Sabrina e le avrei viste e le piacevano, quindi ha ripreso queste ballerine fatte così. Poi queste per Giada, questi sandalini per Giada. Se riesco a tirarli fuori. Allora, questi qui li ho presi per niente, ho preso questi sandalini, sono color champagne, hanno questi fiorellini sopra. È stata una tortura riuscire a trovare il numero di Giada che le andasse bene. E poi, sempre per Giada, abbiamo preso queste scarpine però chiuse blu. E pensavamo questi qua di usarli per le cerimonie, e invece questi qua li usa tutti i giorni per uscire, diciamo. Anche se ho paura che questi brillantini dureranno il tempo di niente. Però di queste non avevano il numero di Giada. E quindi niente, queste qua sono le scarpine che abbiamo preso. Adesso prendo il resto e vi faccio vedere. Poi ho preso una caterva di salviette per Pia. Ne avevano tantissimi tipi a 0,99. Allora, uno è questo qui della seta blu, che c'è scritto fragranza latte d'asina. Io non so che odore ha il latte d'asina, però mi sembrano solo che hanno un buon profumo e basta. Poi ho preso queste sette di 6 bicchieri con i fiorellini, che sono bellissimi, molto estivi. Poi queste salviette qui, sempre della seta blu alla camomilla. Poi queste altre all'argan. Questi bicchieri fatti così a quadretti con le margherite, cioè sono questi colori e basta, verde, arancione e blu. Poi queste salviettine qui all'avena, queste qui con l'olio di mandorle, penso, mandorle c'è scritto, queste qui all'aloe vera, questi bicchieri con il limone con scritto Fresh Summer, mi fanno venire in mente la limonata questi bicchieri. E poi queste salviette della Frilly Baby, queste qui sono normali. E quindi ho preso un po' di salviette per Piuzzina. E basta, questo qui è tutto quello che abbiamo comprato che potevo farvi vedere. Perché poi c'è anche il vestitino di Pia per il battesimo e la maglia che ha scelto Maurizio per la cresima, però quelle lì non ve le faccio vedere adesso. E niente, quindi adesso ci prepariamo, finiamo di preparare qui e così almeno andiamo, perché come vi dicevo, andiamo a mangiare al sushi, quindi ci dobbiamo preparare.
sto vivendo, per favore, diglielo. Sto vivendo, per favore. Auguri. Buon anno, auguri. La mamma adesso è vecchia, molto più vecchia. Pia, dai la manina alla nonna. Brava. Questo qui è il regalo di mia sorella, i gelsi. Vabbè, sono per tutti, non solo per me. Però. Sembra amore. Allora, è la sera del compleanno, ormai il compleanno è quasi finito. Siamo stati tutto il pomeriggio da mia sorella. E adesso stiamo guardando Grey's Anatomy sulla TV, che è tutta un'altra cosa invece che al telefono. Sabrina è lì. Io sto ritirando la roba, la sto sistemando nel lettino di Pia. E poi piano piano quella là è quella solo da piegare, poi piano piano la vanno a piegare. Qui c'è quella da stirare, qui invece quella già piegata.
E qua invece c'è quella, diciamo, invernale, pesante da portare giù. E qui c'è la roba stesa che sto ritirando. Non è che si vede molto perché è buio, ovviamente, però. Ecco, si sta benissimo la sera fuori. E invece di là ci sono le bambine. Qui c'è casino, dobbiamo mettere a posto. Abbiamo dovuto spostare il lettino di Giada lì, perché così spostiamo Sabrina qua. E stanno raccogliendo le perline perché Pia le ha fatte cadere tutte. E là c'è una cosa di Sabrina da lavare. Poi adesso la prendiamo e la mettiamo nella cesta. E praticamente abbiamo dovuto fare questo perché appunto Sabrina è piena di morsi e poi le è venuto mal di gola. Allora, onde evitare. Si vede che non va bene, che sta così vicina. Allora, onde evitare che stia troppo male, le ho detto adesso ti sposti perché non va bene così. Tanto è una sistemazione temporanea. Poi, appena facciamo i lavori, Ciao ragazzi! va a posto. Tanto non si sente come al di gola. Adesso vi Ciao giro. Manuel! Guardate, qui c'è Ciao Micia. ragazzi! Ciao Manuel. Lì c'è Giana. Perché se ne sono andati? Dara. Ciao! E qui c'è il Miccio. Ciao Miccio. Ciao Miccio. I cani sono ancora giù. Adesso vi giro. Stiamo guardando appunto Grey's Anatomy. Mi sono messa il cotone perché ho male all'orecchio. E quindi mi sono messa il cotone per vedere se mi passa. E niente, io principalmente volevo salutarvi. Questo vlog finisce qui. È stato un compleanno. È stato un bel compleanno. E ci siamo divertiti. Ragazzi, sto Abbiamo. avendo la sorpresa che Sì? mi hanno fatto. Sì? La sorpresa di oggi è il fatto che sono arrivate le candeline col numero 38 sul cocco, sul gelato al cocco. È stata un'idea di Sabrina. Ha parlato con Maurizio e Giorgia e praticamente lei gli ha detto l'idea. Loro hanno preso le cose perché Sabrina non ci arrivava. E poi al ristorante hanno ideato tutta quanta la faccenda. Quindi sono stati molto, molto carini. Ecco, qui ci siamo tutti. E adesso noi andiamo. Cioè, io finisco questo lavoro. Intanto guardiamo Grey's Anatomy e poi andiamo a dormire. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, lasciate un like, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Ciao! Ciao. 1, 2